Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori e bentrovati su Saiuz Web Network. Come sempre, spazio aperto in compagnia di Antonella Entrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo Rosario Moreno dalla regia centrale di Treviso. Ciao Rosario, bentrovato. Grazie, buonasera a tutti quanti. E salutiamo come sempre Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net, che a brevissimo ci darà le ultime news e gli ultimi aggiornamenti. Ciao Ciao Massimo. Massimo. Ciao a tutti, buonasera agli ascoltatori, buonasera da Venezia. Diamo naturalmente il benvenuto all'ospite di questa sera, il dottor Tullio Simoncini, laureato in medicina e chirurgia, specializzato in diabetologia, malattie del ricambio e oncologia. In più, laureato anche in filosofia. Bentrovato, dottor Simoncini, benvenuto nella nostra trasmissione. Buonasera, buonasera a tutti, Buonasera. grazie dell'invito a partecipare alla trasmissione. Grazie a lei. Ciao Tullio. Allora, a breve entreremo con lei nel merito dell'argomento della serata, naturalmente. Per il momento passiamo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. A te, Massimo. Sì, grazie Antonella. Dunque, subito dall'estero gli aggiornamenti per quanto riguarda il fortissimo catastrofico sisma 7.9 che ha colpito il Nepal. Dunque, dopo il nuovo forte sisma scatta l'emergenza sanitaria in Nepal. Ospedali lesionati, difficoltà di trasporto dei feriti, problemi nella fornitura dei farmaci, condutture di acqua saltate, le condizioni igieniche dei superstiti sono già diventate una priorità, spiega l'OMS. Il governo stima in 400.000 gli edifici distrutti e il premier dice non siamo in grado di aiutare tutti e lancia un appello alla comunità internazionale perché fornisca tende, medicine e assistenza sanitaria. Intanto arrivano anche problemi di ordine pubblico, scontri a Kathmandu, dove migliaia di persone hanno affollato la stazione delle corriere nel tentativo di partire. Questo dunque l'aggiornamento per quanto riguarda il forte sisma che ha colpito il pianeta. Poi Milano, la polizia ha eseguito nuovi controlli e perquisizioni a Milano nei confronti di presunti appartenenti all'area No Expo. Il nuovo blitz, sempre nel quartiere Giambellino, dove ieri i controlli hanno portato alla denuncia di 26 persone, a un arresto e a scoprire mazze e Molotov, le perquisizioni della Digos legate a possibili atti dimostrativi in occasione dell'inaugurazione di Expo sono la prova che il sistema di prevenzione funziona. Nessun paese è a rischio zero, ha detto così il ministro dell'Interno Alfano. Detto questo, una segnalazione che vi voglio dare per quanto riguarda la nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net, diretta dal sottoscritto, che prossimamente ci sarà una trasmissione speciale che andrà praticamente come dire, ad affrontare il caso Giorgio Bongiovanni stigmatizzato a Fatima. Questa trasmissione dunque era stata registrata alcuni mesi fa con tutta la documentazione relativa alle stigmate. Ora, per documentazione, il sottoscritto intende far vedere una parte, diciamo una sintesi del documentario che aveva realizzato il noto giornalista, molto noto per la sua serietà, Jaime Maussan, della televisione del Messico, di Televisa, dove praticamente queste appunto stigmate sono state analizzate. Ora, per analizzate io intendo da persone competenti, non come ho visto su una trasmissione ieri sera di una televisione privata nazionale, dove praticamente è stato anche trattato male l'ospite. Praticamente quando io dico stigmate documentate vuol dire che sono state analizzate da persone competenti, da persone che rappresentano la scienza. Chi sono? Queste sono i medici e per i medici noi intendiamo ematologi, psicologi, psichiatri, eccetera. Con tutte le varie poi prove che hanno fatto, i vari, diciamo, le varie anche analisi sulla stigmata, anche all'interno della stigmata, insomma, tutto quello che è stato fatto noi lo faremo vedere. Perché a nostro avviso queste cose devono essere trattate in contenitori giornalistici, cioè
mi spiego meglio, in trasmissioni a taglio giornalistico e far vedere appunto, far vedere proprio i risultati di queste analisi che Giorgio si era sottoposto. Quindi sono stigmate documentate al 100% e quindi vi faremo vedere questa trasmissione. Dunque 18:44, non ho altro da dire, è giusto anche per un attimino evidenziare la cosa, visto il programma di ieri sera, dove la trasmissione si era chiusa addirittura, che un certo uno che si definisce chimico ha detto: ma io avevo chiesto di venire a casa sua per fare tutte le mie considerazioni, mi domando, ma giochiamo al piccolo chimico? Questa persona, capisci Antonella, cioè questa persona deve essere una cavia o cosa? Insomma, un po' di rispetto. Allora io ribadisco che le analisi che vanno fatte su queste stimmate devono essere fatte da persone competenti, appunto dai medici. E quello che è stato fatto, perché questa cosa qui appunto è stata fatta, come dicevo anche prima, e noi vi faremo vedere una sintesi poi dei risultati, perché questi medici sono stati poi intervistati dal programma di Jaime Maussan e hanno espresso, che appunto hanno dato il giudizio finale, che appunto è un fatto inspiegabile, anche perché poi insomma io ho visto, cioè se uno si rovina da sé, e lì c'è Ugo Lombardi che è un medico, mi può dar ragione, se uno si rovina la mano graffiandola, facendo venire fuori del sangue, poi fa infezione. Nel caso di Giorgio Bongiovanni non c'è nessuna infezione in atto. Comunque, quindi, Massimo, noi avremo occasione di parlare con Giorgio alle 22, lo ricordiamo anche agli ascoltatori, nel corso della prossima trasmissione Osservatorio Antimafia. Questa sera faremo uno speciale proprio per chiarire la situazione, perché il problema di fondo, oltretutto, riteniamo sia anche l'informazione fornita in modo distorto, che è un problema che in un certo qual senso ha coinvolto anche il nostro ospite di questa sera, perché se un'informazione importante non viene riferita nel modo corretto, naturalmente l'opinione pubblica viene deviata. Sì, era per Antonella, per non mischiare, cioè, il programma di Antimafia con questa cosa. Lo so, ma è un fatto. L'informazione è importante che giunga in modo corretto, e essendo quella di Giorgio un'attività comunque svolta in nome della giustizia, naturalmente in un programma come un osservatorio antimafia non si può fare a meno di parlarne. Certo, io ho solamente detto la mia opinione, anche perché praticamente lo seguo dal 93 e quindi mi sono sentito un po' tirare in causa, come se io andassi a informare la gente di una cosa che non è vero, invece siamo di fronte a un fatto reale, che noi come giornalisti facciamo vedere queste analisi che sono state fatte e che effettivamente mettono in evidenza che è un fatto inspiegabile. Poi ognuno si trarrà le proprie considerazioni. Non siamo... infatti ne parleremo più tardi proprio con Giorgio, avremo modo di chiarire tutto quanto. Benissimo, 18:47, a voi la linea, noi ci siamo per eventuali aggiornamenti anche alla luce di questo forte sisma, se ci fosse qualche altro aggiornamento al termine della trasmissione. A te Antonella, intro. Grazie Massimo Bonella, e entriamo nel merito della trasmissione con il dottor Tullio Simoncini, oncologo che da tempo si occupa di ricerca proprio sulle malattie neoplastiche. Ancora benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Dottor Simoncini, naturalmente partiamo dall'inizio, come di solito si fa. Sì. Dunque, il suo interesse nei confronti della malattia neoplastica, le sue ricerche per la precisione, quando sono cominciate e che sviluppo hanno avuto nel tempo? Sono cominciate praticamente quando io stavo nei reparti di oncologia pediatrica per fare la tesi all'università, per laurearmi. Io ho incominciato in quel tempo, seguivo anche perché ero curioso di vedere, già curioso di vedere prospettive alternative nella medicina, seguivo alcuni medici o alcuni guaritori, gente che curava in maniera alternativa, e mi sono imbattuto sulla psoriasi, che immediatamente da un po' di tempo io ho capito che era un fungo e che ero in grado di far guarire applicando
in lesioni non grandissime, applicando delle soluzioni in maniera molto potente di tintura di iodio. Ho capito che era un fungo. Da quel momento l'analogia, feci l'analogia tra psoriasi, malattia inguaribile sconosciuta, dico forse un'altra malattia inguaribile sconosciuta, il tumore, può essere un fungo. E da lì feci il trilogismo e sono andato avanti. Mi ricordo che uno dei primi pazienti, un ragazzo di 11 anni, appunto, stavo in oncologia pediatrica, in coma per localizzazione cerebrale da linfoma, da 15 giorni in coma. Io sono riuscito a farlo mettere in terapia con bicarbonato alle 11, 11 e mezza, e dopo 7-8 ore questo ragazzo si era svegliato dal coma, e da lì capii subito dagli altre esperienze che poteva essere la strada giusta quella di individuare nel fungo la causa reale del cancro. Tullio, scusami, in quanto medico mi hai trascinato subito in questo argomento. La psoriasi, il sole anche e il cortisone dovrebbero migliorare la sintomatologia psoriasica. Sì, concilia questa cosa con il fungo? Certo, perché il sole o anche non so, il cortisone è un anticonnettivale, quindi fa migliorare solo, diciamo, temporaneamente e visivamente, però le spore rimangono, i funghi rimangono, è una cosa temporanea spesso il cortisone. Però certo, se una persona ha delle terme, bagni di mare, col sale, dove notoriamente i funghi vengono limitati da soluzioni saline che rendono inorganiche il loro tessuto, dove possono nutrirsi, normalmente possono far migliorare la psoriasi. Quello che bisogna individuare sempre nelle malattie, a mio avviso, è il concetto di causa eziologica, che può essere appunto il fungo, e concausa, che può essere un fattore necessario ma non sufficiente, come per esempio non so, le radiazioni per i tumori, i carcinogeni, la dieta, i farmaci e così via. Secondo me bisognerebbe trovare una causa. Per me, io avevo individuato nella psoriasi la causa, come causa ho il fungo, la stessa cosa, perché sarebbe un po' come un'invasione del tessuto, delle lamine, diciamo, del tessuto connettivale di piccoli fasci nervosi, un po' come una sclerosi multipla a livello cerebrale, sempre fungo, dipende dove il fungo va a mangiare, determina la reazione, che possono essere placche, masse, ulcere e tumori. Vabbè, il fungo comunque lo troviamo in ogni dove, insomma. Però andiamo all'argomento più, diciamo, che ci tocca più da vicino. Come è nata l'idea di curare i tumori con soluzioni saline, quindi modificando il pH? Come è nata questa tua idea? Veramente io mi trovo spesso, sia in internet oppure quando faccio conferenze in Europa, negli Stati Uniti, Sud America, davanti allo stesso problema, perché tanti medici, colleghi, anche medici alternativi, confondono il ruolo del bicarbonato con un problema di alcalinizzazione. In realtà il bicarbonato io non l'ho utilizzato come un alcalinizzante, che invece è stato strumentalizzato questo concetto, ma l'ho utilizzato proprio come un antifungino. Quando io curavo la psoriasi con la tintura di iodio e mi sono trovato davanti al problema di curare un tumore, certo non potevo usare tintura di iodio somministrandola all'interno dell'organismo. Dico, ma come faccio fuori allora questo fungo? E mi sono ricordato, sapevo, che nelle corsie degli ospedali, dei reparti pediatrici, spesso quando c'era una micosi del cavo orale, il famoso mucchetto del lattante, si dava il bicarbonato di sodio. Dico, quindi se è un fungo e io lo somministro all'interno dell'organismo, posso avere un risultato come ho un risultato col bicarbonato di sodio applicato localmente, perché è un antifungino in realtà, non è un problema di alcalinizzazione. Quindi questa forse è stata la visione distorta, specialmente in America, perché c'è una grossa propaganda sulle diete, i succhi, le diete strane. Però, come ripeto, è difficile parlare di una cosa quando non si individua il soggetto.
Parlare di diete, parlare di alcalinizzazione, quando non si sa qual è la causa del cancro a livello ufficiale alternativo, perché se si continua con gli enzimi, le cellule, i recettori, non si arriva da nessuna parte, è un campo infinito. Invece con il fungo il soggetto è unico e può essere effettivamente diciamo il soggetto che risolve il problema. Voi contate che negli Stati Uniti sono stati fatti 20 anni di ricerche cliniche nei reparti oncologici per capire l'importanza dei funghi e trattarli, perché hanno visto che un'altissima percentuale di persone muore alla fine per candidemia, ma non sono riusciti a individuare il problema perché la concettualizzazione e la visualizzazione del fungo è stata fatta nello stesso modo di una concettualizzazione nei confronti dei batteri, ma diciamo l'entità biologica è completamente diversa, perché mentre nei batteri noi siamo di fronte a delle entità monocellulari che possono essere colpite dalla penicillina e uccise perché sono separate, nel fungo no, noi dobbiamo pensare che le masse quando si aggregano assumono una conformazione di tipo animale, non hanno i sistemi, però possono avere tante funzioni tipo animali, quindi è sempre il soggetto da dover individuare. E ripeto, il bicarbonato è un antifungino puro. Sì, è vero, però mi pare di aver letto, dottor Simoncini, che in alcuni lavori da te scritti, fatti, eccetera, il bicarbonato in ogni caso provoca uno spostamento del pH, e questo pH comunque determina una morte delle cellule che si accompagnano ad un evento neoplastico, e cioè un processo, come chiamiamo noi, di apoptosi. Allora è questa situazione che fa l'alcalinità, cioè il bicarbonato provoca l'alcalinità e l'alcalinità ammazza le cellule, o è il bicarbonato direttamente che ammazza le cellule? No, dunque l'alcalinità a quelle dosi che io in genere ho proposto al 5% non uccide nessun tipo di cellula, quindi secondo me, e poi non esiste negli studi, esistono bugiardini per il bicarbonato a dosi anche molto più alte, perché non ci scordiamo che il bicarbonato è una sostanza che viene tenuta anche nelle terapie intensive. Però a quelle dosi non porta nessuna apoptosi. Il problema è che uccide proprio le colonie fungine, tucur, e da lì c'è un riassorbimento delle cellule che stanno intorno al tumore di difesa, come viene riassorbito un ascesso quando c'è un'infezione batterica da stafilococco, da streptococco, capisci? Quindi non vedo un'azione, diciamo, così lesiva del bicarbonato sulle cellule. È una forzatura, è stato sempre dato a grosse dosi, anche nei reparti di terapia intensiva, senza nessun problema. Quindi è il fungo che provoca il tumore? Il fungo che provoca il tumore, è un ascesso solido. Non si tratta più di batteri scissi, è un ascesso che provoca, è una colonia che provoca una reazione, perché sennò il fungo si mangia tutto il tessuto. Allora l'organismo comincia a fare una parete difensiva con un sistema di difesa immunitario, cellulare, immunitario immunomediato, però piano piano, una volta che si è radicato, non ci riesce più. Il fungo dopo un certo periodo di tempo comincia a spargersi e a invadere tutto l'organismo, come avviene se parliamo di un tumore maligno. Dunque, io leggevo che hai una cultura, naturalmente laureato in filosofia, quindi hai una cultura e una mentalità olistica. Sì. E quindi hai la voglia di vedere le cose nel tutto e non nella parte. Certo. L'essere umano. Tutto questo ti consente di poter affermare che una malattia così grave come quella neoplastica possa essere ritenuta solo una malattia, diciamo, fenotipica e non genotipica? Assolutamente non è genotipica, però parliamoci bene,
Perdonatemi se intervengo, ma mi metto nei panni di chi magari ci sta ascoltando e non ha una particolare dimestichezza. Se volessimo un attimo spiegare cosa vuol dire genotipico, cioè, e fenotipico, sarebbe è una malattia, il tumore provocato dall'ambiente, o è una malattia che ognuno di noi può contrarre perché l'ha nel proprio codice genetico? Ecco, allora, nel codice, nell'affare del codice genetico è assolutamente una cosa insostenibile, ma anche la medicina convenzionale, che dice che esistono i geni che, come ipotesi, che che vengono danneggiati, afferma una, lasciamo perdere, una ereditarietà, chiamiamola anche su base genetica, inferiore al 5%, cioè non è stato mai visto, sono solo ipotesi di ipotesi. Quindi il problema è che l'ambiente è molto più importante, ma nell'ambiente dobbiamo mettere le infezioni, che poi queste infezioni necessitino di un particolare ambiente e di un particolare equilibrio del suo strato biologico della persona, pure questo è pur vero, cioè un fungo se non trova condizioni particolari di debilitazione, di irritazione, di intossicazione da farmaci, eccetera eccetera, il fungo non può attecchire, e questo è il problema. Scusi un attimo, scusate un attimo, Prego. Perché mi stanno chiamando qui. Allo? Yes, listen, I am a little bit, I am at the moment busy in an interview, of the radio interview. Can you call me in, let's say, in 1 hour? In 1 hour, okay. Thank you very much, because I forgot it. Okay, can you call us in 1 hour? Yes, in 1 hour from now, thank you. Thank you, okay. Sorry. Thank you. Io vengo, ma dai, scusate, c'è una cosa. No, prego, ce l'abbiamo un po' di tempo ancora, naturalmente. Quindi, dottor Simoncini, sì, Massimo, tutto in diretta, perdoni, ma a questo punto colloquio con il direttore di PianetaOggiTV.net. Questo è il bello della diretta, Massimo. Sì. Quindi, dottor Simoncini, a quanto lei afferma, naturalmente, il dilagare delle malattie neoplastiche, perché oramai è una triste realtà. Ogni famiglia, almeno un componente delle famiglie, purtroppo viene colpito da questo genere di patologia che va a colpire gli organi più disparati. Sì. E assistiamo oggi come oggi ad un fenomeno di crescita abbastanza anomalo, devo dire, perlomeno per quella che è la nostra esperienza, dei tumori della tiroide negli uomini. Quindi tutto questo porta a pensare che l'ambiente influenza in modo preponderante l'eventuale sviluppo della patologia neoplastica. Cioè, voglio dire, quello che mangiamo, quello che beviamo, quello che respiriamo va a scatenare, è una concausa? Sicuramente sì, come dicevo prima, però la causa finale è sempre l'attecchimento del fungo. Però quali sono le cause più pericolose ambientali? Che hanno le radici nello stile di vita. Primo, oggigiorno prima l'allungamento della vita, c'è più alimentazione, riscaldamenti, che la vita si è allungata non per i farmaci, anche per i farmaci, gli antibiotici, le operazioni, la traumatologia, sì, anche per queste cose, però principalmente si è allungata per la qualità di vita, l'elettricità, i frigoriferi, le coperte, c'è più da mangiare, eccetera eccetera. Però nell'ambiente dove si può andare a pescare nelle reali concause pericolose? Non tanto nella dieta, sì, la dieta se uno proprio mangia in maniera dissennata, ma dove principalmente? Primo nel forsennato consumo di farmaci, che deboliscono, prende gli antibiotici, prende quelli per dormire, prende quelli per la pressione, prende quelli per diabete, queste sono tutte concause croniche drammaticamente tossiche, e questa difatti la linea di vendita dei farmaci è parallela alla linea di espansione del tumore. C'è una grossa contiguità in questi due fenomeni. Primo, quindi, il consumo dei farmaci, lo stress, i ritmi di vita sono cambiati, eccetera eccetera, l'età, e poi l'ambiente, i problemi psicologici, i problemi che sono cronici, questi possono portare ad un indebolimento
Però per quanto riguarda la dieta è un'esasperazione parlare solo di diete. Quanto riguarda, non so, pensare positivo, allegro, sì, proprio dovrebbero essere dei problemi continui. Non scordiamoci che spesso per un lutto, per una sofferenza molto grave, la persona si può debilitare a tal punto da poter essere attaccato. Poi magari se ci mettiamo qualche farmaco, se ci mettiamo qualche disalimentazione, alla fine avviene tutto un coacervo di concause che portano l'organismo a una soglia inferiore a livello di difesa. Quindi le concause ambientali ci sono, ma poi bisogna capire qual è la reale causa eziologica. Spesso le cause ambientali però possono portare ad altre malattie, non so, l'asma, la tubercolosi, la pressione alta. Cioè la concausa non è mai qualcosa di specifico. Nel tumore, dopo l'applicazione di tutte queste concause, deve esserci sempre il fungo, che è l'infezione che poi la determina, contando anche che oggigiorno c'è una espansione, si espande a livello planetario, perché non viene riconosciuto, viene disconosciuto. Pensate quante volte io ho visto persone che operano, infermieri, ferristi, non so, che d'estate con la psoriasi operano senza protezione sopra i poveri pazienti. E poi, se voi pensate che il piede d'atleta, ci stanno 15 milioni di persone col piede d'atleta solo nel Giappone, pensate a quante candidosi vaginali esistono oggi nel mondo. Cioè è una polluzione totale. Quando questi funghi, che normalmente non riescono a entrare negli epiteli, attecchiscono per l'indebolimento dell'organismo, a quel punto si può produrre diciamo un approfondimento nell'organismo e da lì creare il tumore. È una cosa, diciamo, abbastanza logica e semplice se guardata sotto il profilo dell'infezione. Se uno incomincia con la storia delle cellule, si entra in un labirinto che solamente le menti deviate possono costruire. Dottor Simoncini, lei non esercita più in Italia, vero? Sì. Esercito più, primo, perché c'è una persecuzione tremenda, secondo perché ho incontrato parecchia gente che disonesta, che per farsi aiutare, gente, io per aiutare gente quasi morta, magari solo per parlarci dicono che la colpa è mia, per cui non li faccio più, si è attivato il sistema. Se lei pensa che io solamente da Trieste fino a Vladivostok, ma arrivano pazienti da tutto il mondo, sia a destra che a sinistra. Cioè, cosa mi interessa a me di curare gli italiani? Niente, rischio solo rimanessero dove stanno. Mi dispiace per le povere persone, ma non rischio. All'estero invece cosa accade? All'estero ho cliniche dove posso operare e usare il mio metodo, cliniche dove posso fare i cateteri carotidei per fare il cervello, posso fare applicare i portecat, però pure questo sempre un po', diciamo, in sordina, perché quello che il vero nemico della medicina e della ricerca sono le istituzioni. Quando lei mette le istituzioni che si fondano sugli ordini dei medici o sui ministeri, quelli che cosa fanno? Fanno passare solo cose che sono utili al sistema, non alla ricerca, non alla novità. È chiaro che un problema che è cruciale o è così importante, scusate, come il cancro, dove c'è bisogno di una originalità, di una visione più diciamo passionale, più artistica, è chiaro che in quel modo il sistema non può riuscire a trovarne la soluzione. Come diceva Cartesio, quando ci siamo di fronte a un rompicapo è solo l'individuo che lo può trovare. Come diceva il filosofo pragmatista americano Putnam, i problemi dei cervelli che stanno dentro la vasca, se non riescono a risolvere il problema, lo deve risolvere un cervello che sta fuori la vasca. Capite? È un problema prima di tutto istituzionale e poi anche di cultura, perché noi ancora abbiamo un sistema politico, scientifico, di ricerca medievale. Tant'è che la vera ricerca, il vero futuro della ricerca, a detta di tutti i nuovi filosofi della scienza, è l'anarchia. Non si possono porre le regole, perché se si pongono delle regole, chi fa le regole pone il bavaglio alla ricerca, capite? È un problema serio, è istituzionale, perché noi siamo ancora a livello medievale. Le ponevo questa domanda, scusami Massimo, le ponevo questa domanda perché i suoi maggiori detrattori l'accusano di aver messo su un metodo che non poggia su nessuna base scientifica, per cui mi domandavo se il problema è stato sollevato in Italia
come mai all'estero non è accaduto? Pure all'estero ufficialmente accade che cercano di denigrarmi tutto il mondo, che non è ufficiale, però lei mi dica una scoperta che non è stato, che è partita accreditata. Se è una scoperta rivoluzionaria non può partire accreditata. Le faccio solo degli esempi. Paracelso, il padre della farmacologia, l'hanno preso per matto. Paracelso, siamo nel 1600 eccetera. Lo scopritore della vitamina C, Reid, inglese, hanno aspettato 50 anni prima di mettere le mele nelle navi. L'ultimo, poi non le parlo di Fleming preso per visionario e tutti gli altri, ma l'ultimo, Barry Marshall con il Helicobacter pylori, l'hanno radiato 10 anni. Ma dai, cioè, l'essere perseguitati e non accettati a livello ufficiale, dalla scienza ufficiale, che è popolata solo da menti piatte, che non scoprono niente, che succede? La prima cosa è quella è una garanzia, essere attaccati, secondo me. Infatti tanti amici mi dicono: a te te lo dai tra i premi Nobel, se ti attaccano tutto il mondo vuol dire che è vero. Qual è una scoperta scientifica che è stata accettata subito così? Proprio in medicina, nessuna. Quasi tutte le grandi scoperte sono state prima vessate, derise, poi alla fine è così. Per cui come è stato il dottor Di Bella? Sì, poi io Di Bella ci ho fatto pure una conferenza, però la differenza tra me e Di Bella è abissale, perché Di Bella, quando fece la conferenza, disse: io non so che cos'è il tumore, però cerco di curarlo. No, era una persona di analogia concettuale, non di metodo. Ah, certo, però io guardi che a me c'è gente, professori universitari che mi scrivono: a Tullio, faro di luce per i sofferenti. Cioè, io ho dato un soggetto, ho fatto ultimamente qualche giorno fa una conferenza a Colonia, giornalisti e medici, e finalmente abbiamo capito che cos'è un tumore. Però ho fatto una conferenza dove ho spiegato, ho fatto vedere che è bianco, ho fatto vedere quando si apre un organo non bisogna vedere gli effetti di una diagnosi indiretta come nella TAC o nella risonanza. Quelle sono immagini, se uno lo apre vede sempre bianco. Certo, ci stanno certi tessuti che possono avere una sanguificazione diversa, però concettualmente il fulcro è sempre bianco. Cioè, qui siamo davanti, io ho detto un soggetto, non sto dicendo lo curo così, lo curo colà, è così o colà, forse sì, no. Questo è, guarda caso, la mia teoria, la mia posizione, che è scientificamente logica, praticamente può essere anche confutata. Ma lei una cosa che non sa che cos'è, che cosa confuta? Niente, la medicina convenzionale è inconfutabile, perché tutti possono dire quello che vogliono, dalle cellule, agli enzimi, alle diete, ai geni e non so che altro. Cioè è inconfutabile, perché non esiste un soggetto da confutare. Come diceva Hegel, nella notte tutte le vacche sono nere, quindi ognuno che parla può avere ragione, capisce? Massimo, volevi chiedere qualcosa al dottor Simoncini? Rapidamente, no, innanzitutto un applauso perché sta facendo un ragionamento, una riflessione che è molto interessante e molto importante. Ecco, volevo solamente raccontare, no, che io, diciamo, ho avuto l'esperienza di mio padre, no, con quel brutto male, e all'ospedale, dunque siamo in Veneto, praticamente mi è stato risposto dall'oncologo: guardi, non si può far niente perché non sopporta la chemioterapia e quindi, insomma, lo dimettiamo, arrangiatevi con la vostra dottoressa di base. Io ho dovuto corrigli dietro per il corridoio a chiedere spiegazione: ma mi può almeno dire quale può essere la causa di un tumore all'esofago? Mi può dare qualche spiegazione in più? O liquidiamo la gente in questo modo qua? Allora, è da dire una cosa... Allora, cosa avrei dovuto fare? Andare lì e dar fuoco a tutto? Ma non si può. Allora, cosa mi viene da dire nell'occasione che do questa informazione al nostro caro ospite? Che qui in Italia, almeno per quanto... Non so all'estero, ma che mi sembra, da come sento, le cose vadino meglio, ma almeno qui in Italia... Le automobili che vengono portate in officina sono trattate meglio, perché quando tu porti l'automobile dal tuo meccanico di fiducia ti dice: beh, guarda, sono mezzogiorno, beh, vabbè, guarda, passa anche stasera alle 17 che la trovi già pronta. Cioè, noi siamo trattati peggio di non so che cosa, non peggio delle bestie, peggio degli oggetti. Questo è quello che fotografiamo.
Questa è stata anche la mia esperienza. Per corridoio ho dovuto chiedere spiegazioni. Mi dia qualche spiegazione in più, per cortesia. Sì, io ti capisco, però bisogna anche dare una botta al cerchio e una alla botte. Questi colleghi che non sanno quello qual è una causa e brancolano di buio, non hanno colpe, vivono in un sistema di frustrazione, quindi si rinchiudono e diventano quasi aggressivi. Per cui però bisogna capirli, perché qui quello che va individuato è che le teorie oncologiche non le fanno gli oncologi e i medici, le fanno i biologi molecolari con i vetrini, con tutte quelle cretinate che fanno in laboratorio. E quindi c'è una scissione tra produzione della teoria, clinica e terapia. Quindi questi medici che devono ripetere solamente che è un problema cellulare, ma non sanno niente di niente di quello che ci sta dentro. Se poi andate a vedere uno studio biomolecolare fatto dai biologi molecolari, sono delle cretinate così assurde e così astruse che solo gli imbecilli le possono tirar fuori. È assurdo, è drammatico, e voi se non, c'è un esoterismo che porta poi ad una confusione, ad un labirinto inestricabile, alla fine niente, è la cellula, non si sa mai dove. Se voi pensate che nel Bonadonna Robustelli, che è il testo di base grande che quasi tutti gli oncologi conoscono, è un po' come una Bibbia, alla patogenesi, dove si parla della produzione della massa tumorale, viene scritto dopo i 3-4 mm ogni tumore solido è in grade 0, cioè non c'ha problemi di riproduzione, niente. Allora perché facciamo dei trattati su una cosa che non esiste, già dichiarata? Quindi i medici poverini non c'entrano, io lo capisco che poi vengano frustrati, però bisogna muoversi qui, perché allora da una parte ci stanno solo 10 milioni di morti l'anno, la ricerca ancora non ci ha portato il tumore, di scoprire il tumore, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rimanere inerti? E questo è il vero problema. Il vero problema è politico, perché i politici non fanno niente. Chi sta all'università non fa niente perché continua a ripetere le belinate che dicono dagli altri stati. E così si va avanti, è così, sì. È un andare così, girovagare. Anni e anni si ripropongono ogni 2-3 anni terapie obsolete dicendo che sono nuove. Guardate queste dei recettori, dei recettori angiogenici, eccetera, eccetera. Io ci ho fatto la tesi sui problemi della vascolarizzazione cellulare. Chi l'ha scoperta? Volkmann, angiotensina, angiostatina, eccetera. Quello a un certo punto ha detto non serve l'endostatina, non serve a niente. Finita nel 1992, dopo 20 anni te la ripropongono con i farmaci nuovi e te la ridanno con le pasticche a livello orale. Assurdo. Quindi è un buio concettuale, bisogna cambiare tutto a livello concettuale, dare modo a chi ha un pochettino di estro di farlo parlare, cioè praticamente bisognerebbe evitare che gli addetti ai lavori stessero zitti almeno per 2-3 anni, non è che vanno a continuare a ricercare cose inesistenti. Capite qual è il problema? Bisogna essere pure un po' morbidi con questi medici, e questi non sanno niente. Io capisco tutto, ma fino a un certo punto però, perché non si può dire a una famiglia, beh adesso vi arrangiate, andate a finire dalla vostra dottoressa o dottore di base, cioè un minimo di quel che si dice. Oppure ci sono altri esempi, guardi, uno ha l'influenza che non può muoversi, chiama la dottoressa e gli viene risposto che venga qui e faccia un salto, ma è freddo, non posso a gennaio venire fuori che ho 39 di febbre, ma prenda la macchina, fa un salto, vieni qua, intanto è fuori sicurezza, uno non può mettersi al volante in quelle condizioni che magari gli gira un po' la testa, no? Questo è quello che mi è capitato a me quest'anno, per esempio, solitamente non ho mai l'influenza, quest'anno purtroppo ecco. Poi quando allora gli ho telefonato, gli ho detto beh allora venga lei, no? Visto che è il suo dovere questo qui, almeno una volta si faceva così, adesso non so perché le cose devono essere peggiorate, no? Ecco, mi è stato risposto di no, e faccia allora quello che vuole, e così mi sono curato io l'influenza. Ma certo. Dico, questa cosa qua, allora, è colpa di certi medici, sì o no? Cioè, io non so, perché io ho conosciuto anche medici molto, molto seri, molto preparati, molto gentili, che ti seguivano, che ti hanno, cioè, spiegato bene tutto
tutte le cose. Ecco, quindi voglio dire, anche i medici devono un attimino, io capisco che c'è tutto un sistema sopra di loro, per carità, ma anche alcuni di loro devono essere un attimino un po' più attenti. Beh, certo, il buono e cattivo sta di tutte le professioni, certo, poi dipende dall'individuo singolo, dall'umanità, dalla ricchezza morale che ha, etica, questo sono d'accordo, però globalmente io credo che sia proprio il sistema che è troppo ormai, capito? Va bene. La ringrazio, io proseguo con le notizie, Antonella, a te col tuo proseguimento col tuo ospite che sta facendo una riflessione molto importante, molto interessante, ripeto, e a te Antonella la parola. Grazie Massimo, c'era Ugo che naturalmente voleva continuare a rivolgere delle domande al dottor Simoncini. No, erano delle considerazioni, Tullio, riprendendo in maniera molto semplice il discorso che facevi prima. Hai possibilità di dire, magari secondo dati statistici, che in paesi che vivono per esempio all'equatore, dove c'è molta umidità e quindi più facile la presenza di funghi, le malattie neoplastiche, oltre che condizioni ambientali, credo non certo ottimali, hai possibilità di poter affermare che lì c'è una malattia neoplastica con un'incidenza maggiore rispetto al mondo occidentale? Guarda, io vorrei essere d'accordo, però purtroppo non è così. Purtroppo non è così perché lì forse c'è più disalimentazione, senz'altro umido, ci stanno tumori più che possono, un certo tipo di tumori che possono magari essere più frequenti, per come abbiamo i tumori della pelle che più nel nord possono essere più nei paesi nordici più frequenti, in Australia, eccetera. Però sono veramente variazioni esigue. Il vero problema è che, per esempio, nei paesi così chiamiamoli industrializzati, più civili, c'è un consumo di medicine molto significativo. E voi contate che sono spesso i medicinali che portano il debolire degli organi in maniera irreversibile. Io vi dico solo un esempio, tanto per farvi un esempio. Una volta un mio amico mi chiama e dice Tullio, guarda, medico, c'è un papà che gli è venuto un tumore, dice c'è un papà che è diabetico, gli esalta, dico sono anche diabetologo, sì certo, dico guarda, cerca di curarlo in questa maniera, non dargli gli antidiabetici perché poi sono solo temporanei, insomma tutta una serie di consigli, dico però non gli fa prendere questo tipo di medicine, la fenformina, metformina, dico perché io ho visto nella mia esperienza quando vedevo 10.000 pazienti diabetici l'anno, dico che possono incidere in maniera molto negativa e causano un circa 30% tumori. Quello zitto, non parlava più, dico che ti è successo? Cioè, mio padre è stato operato di tumore alla vescica 4-5 mesi fa. Io quindi gliel'ho detto prima che lui me lo dicesse, sono i farmaci che vengono dati in maniera continua, tutti i giorni, quelli che alla fine bucano i tessuti, quelli che alla fine intossicano, quindi nei paesi occidentali dove c'è un consumo spropositato di questi farmaci è chiaro che le persone sono più esposte ad avere un certo tipo di tumore. Per esempio i cosiddetti farmaci antipertensivi, qual è il ruolo dell'antipertensivo? O in un verso o in un altro è l'apertura dei recettori periferici, questi portano a congestione e da lì l'attecchimento di funghi eccetera eccetera. Le operazioni che si fanno, la cardioplastica, che devono prendere i farmaci, questo tipo di farmaci, cosa succede? Che la gente attecchisce di più. Quante volte io vedo le persone che dice c'è un tumore polmonare, dico che prenderà i farmaci antipertensivi, nel 70% dei casi sì, nel 50-60%, capito? È il consumo dei farmaci, è l'alimentazione sbagliata, l'alimentazione nel senso che uno tante volte può mangiare solo cose, poche verdure, poca frutta, questo sì. Poi sono gli stress, i carichi di stress, ma io a tutti i livelli, per esempio io vedo che il tumore è espanso a tutte le latitudini, sono stato in tutte le parti del mondo, è sempre lo stesso. Chiaro che dove c'è una vita media di 40 anni il tumore viene meno. Però per esempio io ho tanti pazienti che ho visto, vedo che vengono dalla Russia, non so perché c'è un alto livello di tumori al cervello in certe zone della Russia. Certo, ci possono essere delle cause più o meno lì endemiche di alimentazione, di ambiente, però normalmente oggi come oggi il tumore a tutte le latitudini ha più o meno la stessa percentuale, sottraendo quelle componenti di età, quelle componenti di
diciamo di alimentazione diversa, però insomma sono a tutti i livelli più o meno c'è una polluzione generale. Massimo desiderava chiederle cosa si può fare per prevenire la manifestazione, o meglio l'aggressione del fungo a questo punto sull'organismo. Allora, la prima cosa da fare è cercare lo stile di vita, e lo stile di vita significa non rompere troppo i ritmi del sonno, dell'alimentazione, se sono troppo intossicazione, troppo vino, troppo alcol, è chiaro, le cose che indeboliscono vanno un po' limitate, con questo non vuol dire che uno non può fumare 5-10 sigarette al giorno, non si può bere un bicchiere di vino al giorno. Poi evitare il più possibile i farmaci, fare sport che ti dà quelle frequenze che in qualche maniera ti tengono più, ti fanno difendere, ma cercare di mangiare sempre abbastanza ricco. E poi altre cose, non so, per esempio ci sono cose specifiche che vanno osservate. Per fare un esempio, tanto per parlare, non so, del tumore al seno, bisogna usare il meno possibile il reggiseno, insomma, in certe latitudini, per esempio nelle isole Figi, dove non si usa il reggiseno, non c'è tumore al seno, ma questo non perché c'è le sostanze più o meno chimiche che possono portare a chissà che, ma solo perché comprimono il seno, perché non lo fanno ben sanctificare, perché lo costringono, e in fondo la porta d'ingresso del tumore al seno è il capezzolo, da lì entrano i funghi che poi determinano tumore. Quante volte ci sono persone, ragazze pure giovani, che allattano bambini, si irritano terribilmente il capezzolo, magari il bambino c'ha il buchetto, tra una cosa e l'altra dopo 6-7 mesi magari c'hanno tumori al seno, perché è entrato dal capezzolo. Però si può fare una prevenzione locale, caso per caso, ma insomma genericamente cercare di rimanere forti in tono, non avendo lunghi periodi di debilitazione, stare lontano il più possibile dai farmaci e mangiare in maniera ricca, proteine specialmente, evitare i grassi saturi che infarciscono la circolazione e così via. Sono regole generali. Massimo. Bene. Massimo? Sì, sono in collegamento, è perché con un occhio seguo le notizie, abbiamo degli aggiornamenti importanti. E sì, io ringrazio... Volevi chiedere del magnesio, mi pare. Sì, brava, esatto. C'era anche questa cosa qua, che molti dicono che il magnesio previene moltissimo questa patologia, chiamiamola così, questo male del demonio, lo chiamo. Ecco, se ci può dire qualcosa a tale proposito sul magnesio, la ringrazio. Dunque, guardi, io non credo che il magnesio, qualsiasi sale può bloccare la crescita dei funghi, specialmente in laboratorio. Ci stanno tante correnti di pensiero che tanti medici o curatori che danno il magnesio perché rinforza questo, rinforza quello, lo sappiamo tutti, è anche una sostanza molto importante. Però che possa andare ad uccidere delle colonie fungine, io insomma ho visto che alla fin fine agisce sempre poco. Poi c'è una persona che usa il magnesio a grosse dosi in Sud America e nel Nord America, il dottor Circus, che non mi sembra che abbia grossi risultati. Cioè, poi perché funziona? Uno dovrebbe dire perché funziona. Però io comunque non ho visto mai dei risultati consecutivi, se so 3, 4, 5, tac, prima e dopo il trattamento, foto, eccetera, allora in quel caso mi allerto. La cosa che fa bene perché fa bene non mi convince, ecco, questo lo posso dire tranquillamente, anche perché ce n'ho avuto sempre un'esperienza, tante persone fanno uso di queste cose durante i tumori, prima, dopo, però non mi sembra che possa essere un agente che possa bloccare o eliminare i tumori. Ecco, ma che lei sappia, c'è qualcosa di specifico da poter prendere? L'unica cosa che distrugge, a mio avviso, le colonie fungine è il bicarbonato di sodio, che però nemmeno consiglio di prendere in via preventiva. In via preventiva il bicarbonato di sodio si potrebbe fare delle applicazioni specifiche per il capezzolo al seno, e quindi eliminare il tumore al seno, forse qualcosa per via orale, per bocca può proteggere un po' il fegato, però le ripeto, quello che andrebbe fatto è lo stile di vita, cioè rimanere sempre tonici. Sì, sì, ho capito. Va bene. Allora, guardi, una curiosità, senza portare via tanto tempo, allora giro a lei la domanda che volevo fare a quell'oncologo. Un tumore all'esofago, che, cioè, per quale motivo può
può venire, perché io ricordo mio padre stava bene, stava veramente bene. Ora, tutto ad un tratto questo ingolfamento, non so io neanche io come dire, all'esofago, gli hanno tagliato un pezzo di questo tubo, però dopo è rifiorito. Ecco, quale potrebbe essere la causa di un male di questo tipo? Allora, la causa, prima di tutto voglio sapere, prendeva dei farmaci suo padre? No, devo dire che non prendeva... Per la pressione, per l'asma, per la respirazione? No, no, niente di tutto questo, pressione a posto, era tutto perfetto. Allora, quindi questo non c'è un trend da farmaci. Poi l'altra cosa che potrebbe essere, prendeva cose tossiche, tipo mangiava cose tossiche, vino, alcol, eccetera? No, diciamo ogni tanto, ma neanche ultimamente, poi diciamo mezzo bicchiere di vino, ma non di più. Vabbè, questo non può essere. L'altra causa nel sistema digestivo che può portare ad un indebolimento di un organo è quello che vi dicevo prima, stress, insufficienza cardiaca, non dico malattia cardiaca, spesso il cuore viene sottovalutato, ma che cosa succede? Quando ci stanno degli organi, come non so il retto, può essere anche l'intestino, oppure l'esofago, lo stomaco, che quando il cuore sta in affaticamento per qualsiasi motivo e riduce la propria capacità diciamo di eiezione, invece di pompare 5 litri in un minuto ne comincia a pompare 3 perché è stanco, affaticato, ha avuto dei problemi psicologici, quello che vuoi, farmaci da vecchiaia, quello che vuoi, però che cosa succede? Che il cuore fa questo gioco di defaticarsi lasciando perifericamente una congestione più imponente su vari organi, e alcuni lo sviluppano a livello elettivo sulle emorroidi, per esempio, no, se le emorroidi sono una malattia cardiaca, alcuni lo sviluppano più sulla circolazione gastrica, altri per qualsiasi motivo lo sviluppano più sulla circolazione esofagea e collaterale, eccetera eccetera. Quindi andiamo sempre a ripescare sul solito discorso: quale tipo di stress ha avuto in quel periodo, nei 7-8 mesi prima che gli si evidenziasse, associato forse a qualche farmaco, associato a qualche antibiotico, insomma c'è sempre un coacervo tra questi elementi che non possono essere non sempre gli stessi, ma che poi tra tutti giocano sempre lo stesso ruolo: farmaci, indebolimento da stress, quindi c'è anche l'indebolimento cardiaco specialmente a livello esofageo, e poi tutte le altre con cause che le ho detto prima. Però tante volte un tumore può trovare di insinuarsi così potentemente che magari in qualche mese diventa grossissimo, perché ci sono aggregate delle cause potenti tutte in un punto. E poi ci possono essere altre cause, per esempio, però insomma uno non è che può andare ad analizzare tutto, ma queste secondo me sono le più importanti. Certo, è stato chiaro, io la ringrazio naturalmente, è stato molto gentile. Prego. E ridò la linea a Barry. Ok, la saluto allora, abbiamo finito. No, adesso prende la conduzione Antonella Entronò con Ugo Lombardi, io sono quello che dà le notizie. Va bene, la ringrazio. È un'eccezione che ho interagito perché la trasmissione è molto interessante. La ringrazio. Prego. Grazie a lei moltissimo. Prego, arrivederci. Buonanotte, arrivederci. Il collega Simoncini, la trasmissione dovrebbe durare ore intere, purtroppo siamo anche noi condizionati dal tempo. Sì. E credo che se c'è la disponibilità di poterlo poi contattare magari prossimamente, magari. Va bene, possiamo ampliare il discorso specialmente nelle metodiche, come si può curare un certo tipo di tumore, un altro, le percentuali. Se voi contate che certi tipi di tumore come il melanoma con la tintura di iodio, c'è il 90% di persone che possono guarire. Io ho curato una marea di gente il tumore del collo dell'utero per telefono, oppure per email in mezzo mondo, perché basta che fanno le irrigazioni, si guariscono senza fare conizzazione e tutto il resto. Il tumore della vescica, mettere un catetere in vescica, nel 90% la persona si guarisce, anche quando deve essere sottoposto a cistectomia, cioè a rimozione della vescica. C'erano dei tumori che se uno ci arriva direttamente è devastante il bicarbonato per il tumore. Comunque poi magari ne possiamo riparlare in qualche altra occasione, va bene? Va bene, intanto ringraziamo il dottor Simoncini Tullio per la sua disponibilità.
e per poi... le belle cose anche di speranza che ci ha dato, insomma. Va bene, io vi ringrazio a voi, ci sentiamo un'altra volta, grazie. Buon lavoro. Buonasera. Arrivederci. 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 Bene Massimo, tu sì. Ci chiedevi la linea per un aggiornamento importante. Sì, infatti vi avevo detto in testa alla trasmissione che vi avrei chiesto la linea solo se ci fossero state delle notizie importanti. Abbiamo un aggiornamento sempre dalla zona del terremoto, dal Nepal. Dunque si parla che sono scesi a 3 gli italiani dispersi. Al momento è sceso dunque a 3 il numero dei connazionali che l'unità di crisi sta ancora cercando di rintracciare in Nepal. Ecco, lo rende noto la Farnesina. Questo è tutto per quanto riguarda le news dalla nostra redazione di Venezia. Benissimo, allora sono le 19.34, il tempo a nostra disposizione è finito naturalmente. Ringraziamo te Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net da Mestre. Grazie Massimo. Grazie, grazie a voi. Antonella, non ti entro sto nome, no? Dai, non so di lingua Massimo, bisogna semplificare. Salutiamo Rosario Moreno, la regia centrale di Treviso. Grazie, allora, grazie mille. Stasera lo ringraziamo particolarmente Rosario perché nonostante i suoi problemi è riuscito comunque a farci andare in onda. Grazie davvero Rosario e un bacio a Cinzia. E diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per le 22 con Osservatorio Antimafia. Ricordiamo che l'ospite di questa sera sarà Giorgio Bongiovanni, direttore della testata giornalistica online antimafia2000.com. L'argomento di questa sera sarà un po' diverso dal solito. Sarà uno speciale dedicato ad un suo intervento avvenuto ieri sera durante una trasmissione su una TV privata nazionale, ma ne parleremo in maniera più approfondita con lui alle 22 sempre su Saiuz. Mentre per Spazio Aperto vi rimandiamo al prossimo mercoledì sempre alle 18.30. Grazie per averci seguiti e a mercoledì prossimo. Arrivederci. 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 Saluti da Venezia. Ciao Rosario. Ciao.